Ragazze, eccomi con un nuovo video. Finalmente un video che avevo in cantiere da parecchio tempo ed è il video sui burro cacao che ho provato questi 2 ultimi anni da quando sono passata all'Ecobio, perché prima purtroppo usavo, ahimè, il labello. E lo so, sono veramente pessimi. E quindi, dopo aver scoperto appunto tutto questo mondo bio, li ho praticamente abbandonati e quindi ho iniziato ad usarne diversi e continuerò comunque a provarne altri perché mi piace provare nuovi prodotti. Cominciamo subito perché non vorrei che venisse troppo lungo il video. Il primo burro cacao che praticamente ho iniziato a usare. Ed è questo qui che, come potete vedere, si sono tolte tutte le scritte, però vi dico subito, questo è della Bottega Verde ed è quello al miele. Purtroppo non si legge nulla, però fidatevi di quello che dico, insomma. Ed è quello più che al miele, alla propoli. Ed è fatto così, eccolo qua. Come potete vedere è quasi finito. Cosa dire? Questi burro cacao della Bottega Verde sono credo i più costosi, anzi il più costoso che ho acquistato, perché a prezzo intero costa 7,99 euro. Io però non l'ho pagato a prezzo intero, ma con il 50% di sconto, quindi l'ho pagato sì, sui 4 euro, insomma. È davvero buono. È praticamente è il primo che ho provato, ma è anche il migliore per ora. Nonostante ci sia un altro concorrente che siamo insomma a pari merito, mi piace tanto perché è bello corposo, è incolore, è molto corposo, molto cremoso, si stende molto bene. E mi lascia le labbra molto morbide, quindi questa sensazione comunque di nutriente sulle labbra molto piacevole. La profumazione è buona, è molto delicata, mi piace tanto. E quindi sicuramente, e questo è il terzo, addirittura mi pare sia il terzo che ho preso. Quindi vuol dire proprio che mi è piaciuto parecchio. In ordine, poi ho provato questo di provenzali, questo si legge ovviamente, i provenzali al gusto ribes rosso. Ci sono altri due gusti che però non mi ricordo, infatti ne ho acquistato anche un altro che è all'uva, mi pare, e poi ce n'è un altro ancora che è all'arancia, se non sbaglio. E nonostante appunto la confezione sia rossa, comunque il burro cacao è bianco. Di questo burro cacao che costa intorno ai 2-3 euro, lo trovo molto, molto leggero, quindi non da, cioè non lo trovo adatto per l'inverno, perché comunque non è idratante abbastanza e non dura a lungo. Quello che mi piace di questo burro cacao è la profumazione fruttata che ha questo burro cacao. Io lo trovo comunque adatto, ovviamente non per questa stagione qua così fredda, però quando comincerà comunque a fare più caldo, il clima essere più tiepido, sicuramente andrò ad utilizzarlo più spesso. Altro burro cacao con una profumazione, questo della Yes to Carrots, questo è al melone. Questa confezione non mi piace particolarmente, per un semplice motivo: intanto il tappino è un po' ingombrante, cioè magari si perde, scivola, eccetera, e quindi è un po'. E poi anche questo fatto qui che ci sia questa rotellina da continuare insomma a ruotare. Vabbè, sono piccoli accorgimenti che se il prodotto è buono si può anche passarci sopra, ecco. Questo vedete piccolino, ha questo colore un po' sul giallo chiaro, non è completamente bianco. La profumazione di melone è molto piacevole e gradevole.
è delicata rispetto a quella del ribes rosso, che invece è molto più intensa, molto più dolciastra. Qui però, un tantino più cremoso rispetto a quello dei provenzali e un po' anche più idratante. Però comunque anche questo non dura tantissimo e necessita di più passate durante il corso della giornata, soprattutto appunto con le basse temperature. E questo lo trovate da Sephora e costa sui 3 euro. Un burro cacao di cui ho appunto sentito tanto parlare e di cui ero veramente ansiosa di provare, è questo della Vivi Verde Coop. Questo burro cacao è fatto, vedete, da questo colore giallo-verde, quindi ha questa leggera punta di verde. E questo è il più appiccicoso di tutti. Cioè, io come definizione di questo burro cacao direi appiccicoso. Non so se per il fatto che comunque sa tanto di miele. E ha anche una puntina di profumazione di olio d'oliva. Sinceramente non ho controllato quali fossero gli ingredienti. E qui dice idratante e protettivo. Non mi è piaciuto perché lo trovo troppo appiccicoso. La profumazione non mi piace per niente. Quando lo andavo a stendere sulle labbra, sentivo questa profumazione di miele, olio, questo mix per il mio olfatto. Penso sia un tantino forte, un tantino fastidioso, purtroppo a me dà questa cosa. E quindi sicuramente non ne sono stata felice, nel senso che mi aspettavo veramente fosse eccezionale, quindi io lo boccio. Andiamo invece a un burro cacao molto buono, che è quello dell'Erbolario, anche questo non vedevo l'ora di provarlo. Ed è il Nutrilabra Vellutato ai 4 burri, di cui vabbè. Si è sentito veramente parlare tanto tanto tanto. Questo costa 5 euro ed è un burro cacao che da quando l'ho preso l'ho utilizzato quasi sempre, tutti i giorni. E devo dire che questa profumazione invece mi piace molto. È abbastanza neutra e delicata. È vellutante sulle labbra. Si stende facilmente. Crea veramente uno strato idratante perché non è leggero. Dura abbastanza a lungo. Però c'è da dire che questo mi dura di più. Quello della Bottega Verde dura più a lungo rispetto a questo. Però questo ha un effetto più cremoso, più corposo. Questo lo è di meno. Però mi è piaciuto molto, quindi sono abbastanza pari merito come nella classifica di questi 5 burro cacao. Quindi se io dovessi comunque fare una classifica, metterei al primo posto questo della Bottega Verde, subitissimo al secondo posto quello dell'Erbolario. Quello al melone della Yes to Carrots, quello dei provenzali al ribes rosso e infine quello Vivi Verde E questi Coppa. sono appunto i burro cacao che ho provato. Spero questa review vi sia stata utile. Fatemi sapere se avete provato questi burro cacao, cosa ne pensate o se ne avete provati altri, quali mi consigliate? Sicuramente anche voi ne avrete provati altri e avrete delle opinioni a proposito, quindi mi piacerebbe sapere anche le vostre impressioni su altre marche, su altri prodottini di questo genere con cui vi siete trovate bene. Niente, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!